Benvenuti in questo nuovo video, siamo qua nella mod vita da gangster. Come vedete sono qua all'aeroporto di Caio Perico perché nel video di ieri ripresi ci siamo lasciati che sono ritornato qua, ragazzi. Ormai st'aereo non ce la fa più. Mamma mia, ragazzi, in 2 settimane avrà fatto all'incirca 3.000 km avanti e indietro, Caio Perico, Los Santos, Caio Perico, Los Santos, tutte le sere, tutti i pomeriggi, ragazzi, assurdo. Cioè, non ho mai visto un aereo così affidabile. Poi piccolino, capito? Tutto sporco, ragazzi. Poi lo devo buttare questo qua a breve perché poi inizia a non diventare più buono. Vedete chi è che mi rompe? No, ce l'ho. Pronto? Vieni subito. Timmy è fuori pericolo. L'operazione è riuscita Sì? perfettamente, ma c'è un grande problema. Timmy ha subito un fortissimo shock, con la conseguenza di aver ricevuto anche una forte amnesia cerebrale. Non ricorda più nulla. Timmy che adesso troverai non è più quello che conoscevi. Ti consiglio di venire qui subito e portarlo al centro di riabilitazione Parson, dove potranno curarlo psicologicamente ed aiutarlo ad uscire da tutto questo. Le possibilità di riuscita sono molto basse, non ti assicuro che funzionerà, ma devi provarci. Nulla, ragazzi, ho ricevuto la chiamata che stavo tanto aspettando, la chiamata di Timmy. E come avete sentito, Timmy è fuori pericolo. L'operazione è riuscita, però mi ha detto il dottore che Timmy non è più quello di una volta, ragazzi. E questa cosa un po', cioè, non lo so, veramente cosa devo. Ui, non so cosa dovevo pensare, ragazzi. Cioè, Timmy non è più quello di una volta. Ha perso la memoria, ragazzi, ha subito un forte shock, vi rendete conto? Ha subito un forte shock. Andiamo subito a vedere, ragazzi, vedete, neanche il tempo di atterrare a Los Santos che iniziano i problemi. Là, bene o male, non prendeva il telefono, quindi può darsi pure che mi stavano contattando e non prendeva. Appena ho messo piede a Los Santos, telefonate. Vabbè, ragazzi, vabbè. Ok, allora facciamo una cosa, parcheggiamo un attimo l'aereo qua. E ora mi tocca cambiare i piani, perché qua, ragazzi, avevo preparato una Ferrari 458 Italia, invece mi tocca prendere il Fiat Fremont. Mi tocca prendere il Fiat Fremont perché sicuramente avremo bisogno della sedia a rotelle, quelle cose là, perché Timmy, ragazzi, non lo so. Andiamo a vedere, perché comunque, come mi ha detto il dottore, sembra quasi che non è capace di intendere e di volere, no? Ha un po' di demenza, un po' di demenza. Speriamo momentanea, ragazzi, però le ho detto le possibilità sono poche e dovrei portarlo a questo centro di riabilitazione Parson. Andiamo subito dal medico, sempre il medico segreto, ragazzi, mannaggia la miseria, non ci voleva proprio. Io non lo so cosa pensare, ragazzi, perché dopo questa chiamata, sinceramente, mi aspettavo, preferivo più un'altra cosa, perché comunque mi hanno detto sì, Timmy è vivo, operazione riuscita, perfettamente, yeah, però non è più Timmy. Quindi a quel punto c'è uno potrebbe più dire, ma forse era meglio una brutta notizia? Perché comunque sì, mio figlio è vivo, Timmy è vivo, però se non è più lui, se, andiamo a vedere, ragazzi, non voglio pensare male, non voglio dire che doveva morire Timmy, non dovevo dirlo questo. Perché è peccato per Timmy, però capito, cioè. Andiamo a vedere in che situazione sta, non lo so. Ehi, Fremont che vola così. Non mi posso più divertire, veramente, ragazzi. Iniziano i problemi. Uno vuole pure progettare di fare la rapina al casinò, la rapina alla banca grande. Ma qua non te la fanno fare finché non si sistemano i problemi. Non puoi fare niente. Speriamo che almeno giugno, luglio, agosto mi lasciano in pace. Ma no, veramente, ragazzi, giugno, luglio, agosto non voglio sapere niente. Me ne parto a giugno e torno a ottobre, voglio vedere che dicono. Veramente mi rendo irreperibile, butto il telefono, cancello la scheda, non voglio sapere niente. Perché io non pago quelli per stare là senza far niente. Devono lavorare, io me ne devo andare in vacanza. Che vuoi? Non posso essere sempre presente io là. Comunque andiamo a vedere, ragazzi, mo facciamo i seri, eh. Facciamo i seri. Che storia, ragazzi, che storia. Ce ne stanno capitando di tutti i colori nel 2024, veramente. Ma queste, cioè, queste qua sono le conseguenze di questa vita che fai, capito? Quindi scegli di fare questa vita criminale, devi aspettarti tutto. Cioè, lo sai, carcere,
morte, feriti. Babbo, 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 ragazzi, dai. Ho quasi paura. Ma chiudono sempre il cancello questi. C'è la miseria, come la porto quella sedia a rotelle? Vediamo, ragazzi, vediamo. Eccomi. Mannaggia, ragazzi. Io non so che pensare. Non so che pensare, ragazzi. Perché già che vedo quella posizione strana, già mi spaventa. Perché chi si siede in quel modo? Capito? Quindi già mi puzza un po', ragazzi, con quella testa così. Dimmi. Dimmi. Sono io. Papà, mi senti? Ti ricordi di me? Dimmi. Dimmi. Ho paura, ragazzi, di rivederlo. Dimmi. Mi senti? Sono io? Franklin, tuo padre. Dimmi. Dimmi. Oh mio Dio, ragazzi. Che gli è successo a Timmy? Cioè, lui è stato operato. M'hanno detto così, no? Perfettamente. L'operazione è riuscita, il proiettile è stato estratto, tutte quelle cose là. Però, cioè, può anche camminare, tra l'altro, perché non è che ha subito qualcosa. Però mi ha detto il dottore. Cioè, prima ho ricevuto il messaggio, ragazzi. Cioè, però mi è stato detto che comunque il proiettile ha toccato un nervo, ragazzi, non lo so, un capillare particolare, proprio che collega, cioè, non lo so, il corpo al cervello, e non lo so, ragazzi, però ha un'amnesia estrema, estrema, ragazzi, cioè, voi vedete così, con quella bocca aperta, cioè, così. Timmy, vuoi venire con me? Vuoi venire con me, Timmy? Vuoi venire con me, Timmy? Che c'è? Che mi vuoi dire, Timmy? Tu non sei mio padre, non ti conosco. Come parla, ragazzi? Come parla? Non Come ti parla? Come conosco. No. non mi conosci? So io, Timmy, tuo Io padre. non ti conosco. Non ti ho mai visto prima. Come non mi conosci? Come non mi conosci, Timmy? Sono io, ascolta la mia voce, prova a Non ti ricordare. conosco. Prova a ricordare, Lasciami Timmy, prova a andare. ricordare. Non mi Non mi fai fermare, io conosci? non ti Come non mi conosco. conosci? Ci riproveremo domani, dai, Timmy, non ti sforzare. Vabbè, là, dottore, io lo porto dove mi avete detto voi, al Parsons. Ragazzi, quello è un centro di riabilitazione molto costoso. Vabbè, noi ci abbiamo i soldi, però comunque ci tenevo a dirlo. Parliamo di tipo 1000 dollari al giorno per stare là, 1000 dollari. Quindi ci costa tipo 30.000 dollari al mese, ragazzi. Cioè, assurdo, però se c'è una piccola possibilità di ripresa, cioè, questo è altro, spendere pure 100.000 dollari al giorno, ragazzi. Però si deve riprendere, Timmy, perché sta bene, solamente che soffre di questa demenza, non ricorda, non sa niente, non sa neanche come si chiama, ragazzi, e poi stenta a parlare. Vabbè, dottor, grazie. Grazie, grazie. Non la posso prendere con loro, ragazzi. Qualcun altro li avrebbe ammazzati e avrebbe detto: no, avete rovinato mio figlio. Ma non è così, ragazzi. Io questi li conosco. Ci hanno sempre operati, curati quando c'era bisogno durante le rapine. Quindi so che hanno fatto un ottimo lavoro. Questo sì, e verranno pagati per questo. Perfetto, ragazzi. Adesso faccio salire Timmy e portiamolo al centro di riabilitazione. Vediamo pure com'è sto centro, ragazzi. Là sono tutti matti. Ok ragazzi, perfetto, Timmy è stato messo dentro. Andiamo. Andiamo al centro di riabilitazione, ragazzi, la sedia a rotelle, vediamo un attimo.
Ok, sta messa là. Non ti preoccupate, Timmy, ce la caveremo anche stavolta. Poi, ragazzi, verremo nei prossimi giorni, se, domandando sempre al dottore, se gli possiamo fare piccoli progressi facendogli ascoltare tipo suoni di macchine che possono essere utili, tipo la Nissan GT-R, la Supra, la Skyline, quelle robe là, no? Può darsi che Timmy riesce a ricordare qualcosa, ragazzi, perché a volte è utile fargli ascoltare qualcosa che lui amava, ha sempre amato e ama tuttora perché è vivo, quindi non voglio dire che l'abbiamo perso. Quindi può darsi pure che facendogli ascoltare le cose si ricorderà, speriamo, ragazzi. Ma ora proprio zero, KO. Non ci conosce. Anzitutto vediamo qua che ci aspetta, perché non sappiamo chi sono qua. Cioè, conosco il posto, sì. È di lusso, sì. Però dobbiamo vedere le persone se sono a posto. Cioè, perché stanno i pazzi qua dentro, capito? Sicuro. Poveretto, ragazzi, poveretto. Ok, ci siamo quasi. Ok, siamo arrivati, ragazzi. Vediamo un po'. E qua. Ok. Vediamo. Perfetto, vedo già delle macchine. E adesso. Vai, ragazzi, già vedo roba assurda. Già ho visto qualcuno correre. Aspetta, dimmi, aspetta. Ma che è là? Che sta succedendo? Ho visto gente correre, gente inseguire. Lo sto sognando. Cominciamo, ragazzi, qua sono tutti pazzi. Vabbè. Shh, facciamo silenzio, ragazzi, qua stanno meditando. Salve. Sì, salve. Mi manda il mio dottore, Jacob. E c'è mio figlio che adesso ovviamente sarò ospitato qua da voi. Non si preoccupi. Al pagamento procedo subito, quindi facciamolo stare il primo mese e le pago subito 30.000 dollari. Intanto le do un'occhiata, eh. Devono la chiamare pure gli operatori, ragazzi, devono prendere Timmy. Allora, facciamo silenzio. Qua stanno meditando, come vedete. Vabbè, usciamo fuori, ragazzi. Io vedo un attimo di qua, perché sono pure i compagni di Timmy, ci saranno. Ok, qua dove fanno le riunioni. Perfetto, qua la sala mensa, sì. E là già sta qualche maniaco. Andiamo qua. Ops. Ah, ok. Ok, buono a sapersi. Perché comunque vedete stanno dedicando tempo alle sedute per i pazienti. Quindi vediamo, sì. Vabbè, senza farci fare. Facciamoci fatti i nostri, ok? Sì, ottimo. Ehi, ragazzi. Che pazzo qua. Qua stanno meditando. Tutto sommato mi sembra buono, ragazzi. Però i pazzi ci stanno, perché guardate quella signora, la stanno inseguendo da 3 ore, non la prendono. Si fermi. E niente, ragazzi, qua pure c'è gente abbastanza strana. Guardate sti due, basta quella sti due. Non ha senso tutto ciò, non ha completamente senso pure quella signora. Eh sì, diciamo così qua, ragazzi, sono gente, ospiti di questa struttura, futuri compagni di Timmy, e invece questi qua che vedete con la maglia azzurra sono i supervisori, gli operatori, quelli appunto che si occupano dei pazienti, che li trasportano avanti e indietro. Comunque sì, salve, c'è mio figlio che attende fuori, eh. Ho già pagato un mese. Ragazzi, mi dispiace. Mi dispiace che deve rimanere qua, Timmy. Mi dispiace tanto, ragazzi. Però deve rimanere perché noi non siamo esperti, non possiamo fare niente a casa. Pure che dico no, vabbè, me lo porto. Che facciamo noi? Che ci facciamo noi? Serve un posto come questo, tranquillo, sicuro, dove ci stanno casini, sparatori, eccetera. Perché vedete, se ascoltate, comunque si sta veramente bene, gli uccellini e tutto. Resta qua, Timmy, ci sentiremo ogni giorno. Poi comunque parlerò col dottore, ragazzi, per vedere un po' i progressi e tutto. E dai, ci sentiamo, Timmy, ti voglio bene, dai, me ne devo andare. Perfetto, ragazzi, andiamo avanti così. E
aspettiamo, facciamo passare una settimana, 2 settimane, vediamo un po' quello che succede, qua i dottori si prenderanno cura di lui e vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po' com'è la situazione. Speriamo che va bene, comunque. Niente, me ne vado, ragazzi, tutto pagato, sopra ci sono le stanze per dormire. E questo dobbiamo fare, ragazzi, purtroppo questo è. Comunque, ragazzi, queste fatemi sapere la vostra, lasciate un commento per Timmy, vado a mettere la benzina e mi ritiro perché poi stasera devo ripartire, capito? Devo andare di nuovo a Cagliari, per forza. E niente, dai, ragazzi, queste fatemi sapere cosa ne pensate. Con questo è tutto e noi sentiamo al prossimo video. Bella.